più internazionale giovanile aperta a tutti, cioè possono partecipare sia le squadre internazionali che le squadre regionali. Abbiamo deciso di organizzare questa gara giovanile per dare la possibilità a tutti quegli atleti che, pur non essendo di livello nazionale, vogliono confrontarsi con ragazzi, bambini e altri tuffatori provenienti da tutte le parti del mondo. Infatti abbiamo adesioni dal Brasile, dalla Georgia, dall'Inghilterra. Insomma, una vera possibilità di mettersi in gioco, di misurarsi, di fare esperienze e di divertirsi. La MR Sport ha deciso di legarsi a una Onlus, la Onlus Niccolò Campo e in particolar modo la Onlus Bim Bim Gabba, aiutare tutti quei bambini che hanno avuto purtroppo delle amputazioni e quindi hanno necessità di fisioterapia, di protesi. Ecco, noi con questa gara diamo aiuto e visibilità a questa Onlus perché appunto pensiamo che sia un ottimo progetto. Queste gare, così diciamo quasi amatoriali, posso vedere tutta la gioia di chi magari non è ancora a un livello altissimo ma che apprezza la gara, lo stare insieme con altri ragazzi della sua età, condividere le sue esperienze, le sue paure ma anche le sue gioie. Per essere tuffatori ci vuole coraggio, pazienza, dedizione. Il tuffo, per come lo vedo io, è una liberazione. E mi hanno insegnato a essere molto responsabile, perché i tuffi fin da bambina ti insegnano questa responsabilità, perché sul trampolino sei da sola, non c'è né mamma né papà che ti vengono a dare una mano. Mi hanno insegnato anche a vivere al di fuori di questo sport, mi hanno insegnato a non avere paura, a capire quali sono le mie vere paure e quali sono soltanto dei pensieri negativi che si possono scansare con uno schiocco di mano. Mi ha insegnato a guardare la vita sempre con il sorriso e a capire che le cose brutte sono tutt'altre, come per esempio questi bambini di Bim Bim Gabba che noi stiamo cercando di aiutare organizzando queste manifestazioni.